Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il titolo parla da sé. Finalmente una delle app più attese per il mondo della ripresa video su smartphone, per quanto riguarda Android, dove ancora mancava, è arrivata. Blackmagic Camera App finalmente ha debuttato. Io volevo dedicare immediatamente un focus più approfondito a questa cosa, portarla magari in qualche esperienza lavorativa, fare dei confronti approfonditi fra i vari modelli, farli anche con iPhone, eccetera, ma ho deciso di rinviare a tempi più maturi per una serie di motivi che adesso vi spiego. Quello che vi posso dire è che è un debutto importante, che Blackmagic è il brand per me di riferimento, o quantomeno quello che abbiamo scelto qui in produzione quando abbiamo fatto il nostro umile debutto in questo mondo. È un brand che conosco molto bene a livello di camere, di file. È un brand che apprezzo tanto, che reputo incredibilmente serio e che quindi non ho dubbi che nel momento in cui ha deciso di debuttare su Android, non lascerà nulla al caso, almeno spero, con il tempo. Sappiamo che su Android ci sono svariate difficoltà, tanti brand, tanti sensori, tanti approcci diversi, quindi secondo me è necessario un po' di tempo affinché si ottengano risultati veramente ottimali. Manca qualcosa su Android se non roba veramente iper esagerata, complicata, un po' troppo di nicchia, che ci aiuta a sfruttare al massimo con il software questi hardware incredibili che troviamo su Android, pazzeschi, che a livello fotografico tirano fuori delle robe assurde, che invece a livello video ancora un po'. C'è un video dedicato tra l'altro in un confronto tra 14 Ultra iPhone che vi invito ad andare a rivedere per capire appunto pro e anche contro che proprio l'app di Blackmagic mi aspetto possa risolvere con il tempo. Però le cose non sono ancora mature, adesso vi renderete conto perché, perché vi faccio vedere una rapida anteprima dell'interfaccia, ma veramente veloce, vi faccio vedere appunto cosa manca di importante ancora su questo, su questa app che ha appena debuttato nel mondo Android, in questo caso userò il 14 Ultra, e dopodiché vi faccio un rapido confronto tra una ripresa fatta con App Stock e una ripresa fatta con l'app Blackmagic. Uno sguardo rapido all'interfaccia, chi utilizza cineprese Blackmagic, diciamo, si ritroverà a casa di base, quindi la metto in orizzontale, va così, è un po' meglio. Abbiamo i parametri in alto e banalità, ad esempio, non lo so, swipe su o giù per ripulire l'interfaccia immediatamente. Quindi tirare fuori le informazioni o rimuoverle, scelta delle lenti, impostazioni dei parametri legati all'esposizione, eventuale time code, indicazione della risoluzione, comodo che qui vediamo quanto spazio abbiamo in base alla memoria. Sulla destra ho una serie di funzioni di controllo, quindi da tutto ciò che riguarda i frame e i marker sull'interfaccia, quindi aspect ratio super personalizzabile. Veramente ci sono tutti i formati possibili, immaginabili, eventuali riferimenti, eventuali marker, appunto, no? Croci, bolle, griglia dei terzi, tutto ciò che ci può servire. False color, ovviamente. False color di Blackmagic, che diciamo è abbastanza affidabile, io consiglio sempre anche sulle cineprese di non affidarsi solo adesso per l'esposizione o comunque di studiarselo a fondo per capire bene come reagisce il file sui vari livelli di colore, eventuali LUT e ovviamente il peaking se vogliamo appunto un aiuto per il fuoco, per eventuale focus puller e quant'altro, posso anche andare a deciderne l'intensità e quanto averlo invasivo, insomma. Presente anche la zebra, insomma, tutte le funzioni di controllo che su smartphone è un po' raro utilizzare in realtà, ma nel momento in cui sto affrontando magari una produzione un po' più impegnativa, ho un assistente o comunque ho delle situazioni un po' più difficili, viene comodo aiutarsi con queste funzioni qui. Poi, sempre sulla destra abbiamo la messa a fuoco che possiamo immediatamente mettere in automatico o lavorare noi, compensazione dell'esposizione e soprattutto una delle funzioni più interessanti, la possibilità di disattivare la stabilizzazione ottica. E questo a parte sull'ottica principale, ok, ma se avete visto il mio video che vi rimando qui di confronto del comparto video pro tra Xiaomi 14 Ultra ad esempio iPhone 15 Pro Max, vi ho segnalato e segnalo sempre che, per esempio, i teleobiettivi di Xiaomi hanno una stabilizzazione ottica che è molto forte. Adesso ve l'attivo.
È molto forte, ma funziona per, ad esempio, ecco, fare una macchina fissa senza avere un cavalletto, perché è estremamente invasiva come stabilizzazione, ma poi su piccoli movimenti o su una macchina a mano che voglio respirare un po' o sullo stabilizzatore che comunque ha sempre delle micro incertezze, diventa molto invasiva e scattosa, perché quella classica stabilizzazione super violenta, un po' da GH5, quelle macchine lì, che in molte situazioni non mi funziona perché scattosa, e qui la posso finalmente disattivare e meraviglioso avere una macchina che risponde perfettamente a qualsiasi vibrazione. Quindi se mi voglio fare una caspita di macchina a mano, acchittarmi il telefono e gestirmela io, finalmente lo posso fare, così come posso andare oltre con la stabilizzazione elettronica, ma questo anche sull'app stock. Questo vale sia per la 74 mm che ovviamente per la 135 mm, quindi tanta tanta roba. Contentissimo di questa funzione, bellissimo valore aggiunto. Posso andare ovviamente a impostarmi metadata, quindi il mio chuck virtuale per aiutare a mettere in ordine le cose se sto lavorando a un progetto di un certo tipo che necessita questa cosa. E sostanzialmente è un po' questo. Cosa non funziona in quest'app? Ci sono poi tutta una serie di impostazioni ovviamente classiche, quindi scelta del codec, della risoluzione, spazio colore, come si deve comportare la macchina in caso di problemi con i frame, se saltano dei frame e quant'altro. Qui la grossa pecca, diciamo la grossa mancanza, l'enorme mancanza, ovvero per adesso su Xiaomi 14 Ultra quantomeno non è presente la possibilità di attivare il lock. Non c'è la possibilità di utilizzare codec più avanzati, ma questo ce lo aspettavamo. Non c'è la possibilità di lavorare il log, cosa che posso fare invece con l'app principale. Io addirittura mi aspetto e mi aspetterò, mi aspetto che succeda, che grazie a quest'app finalmente potremo avere il log su tutte le ottiche, su tutti i sensori di questo Xiaomi 14 Ultra, cosa che con l'app principale non si può fare. Poi abbiamo insomma delle funzioni comode, non sto a farvele vedere tutte, diciamo che sono le classiche funzioni di un'app che è pensata e studiata appunto per il comparto video. Una cosa interessante è che abbiamo riduzione del rumore e incremento della nitidezza disattivabili, quindi possiamo andare a scaricare l'aiuto digitale della nostra immagine, una cosa che sappiamo è molto presente su questo Xiaomi nel comparto video, anche in modalità pro. Sappiamo che a volte funziona molto bene, altre volte meno. Sappiamo che viene disattivato tutto con il Master Cinema, ma che funziona purtroppo solo sul sensore principale. Qui lo posso disattivare del tutto, e funziona insomma a 360 gradi su tutti i sensori. Gestione dell'audio ottima anche dei dispositivi esterni. Il monitor vi faccio vedere. Questione uscita HDMI e monitor aggiuntivo collegato via cavo. Anche qui Blackmagic lavora bene perché in realtà purtroppo con l'app stock di Xiaomi non abbiamo una buona interazione con i monitor esterni. Funziona tutto, ma ad esempio l'immagine in orizzontale non viene riportata, l'interfaccia non ruota e bisogna stare un attimino a impazzirci per far funzionare la cosa. Invece con in realtà diverse app di terze parti, ma anche appunto con Blackmagic Camera, nel momento in cui ruoto tranquillamente la mia interfaccia corrisponde anche sul monitor esterno. Non solo, ovviamente ho tutta una gestione a cui Blackmagic ci ha abituati anche su iPhone e anche ovviamente sulle sue cineprese, quindi basta andare sulla gestione in questo caso dell'uscita HDMI. E posso scegliere se avere il mirror display, quindi tutto ciò che imposto qui verrà visualizzato anche qui, oppure se personalizzare quello che voglio far arrivare sul secondo monitor, quindi un frame pulito, ad esempio solo di visualizzazione, o delle informazioni di regia, di time coding, di situazione di registrazione, o delle informazioni di fotografia in base a quella che è la funzione del secondo monitor. Ovviamente posso andare a personalizzare tutto. Ad esempio, se seleziono di volere il frame width, il focus assist e la zebra sul monitor secondario, nel momento in cui andrò a vedere la mia immagine, come potete vedere, ad esempio in questo caso avrò il peaking attivo, la zebra e quant'altro, e non ho le altre informazioni. Quindi
quindi ho un'interfaccia personalizzata e ripulita in base alle necessità della persona che deve utilizzare il secondo monitor. Per quanto riguarda le LAT, ovviamente per ora non si può fare assolutamente nulla, anche perché non si può girare in log, quindi non c'è proprio la necessità di una LAT. Gestione dei media ottima, anche perché lui poi si interfaccia con il Blackmagic Cloud. Bene, fatta questa rapida preview, vi mando subito i file a schermo, vi faccio vedere una ripresa effettuata con l'app stock in log. Applico sopra una REC 709, tra l'altro, parentesi, fermi tutti, per sfruttare al massimo, ragazzi, le riprese video del vostro Xiaomi 14 Ultra o di qualsiasi Xiaomi in vostro possesso, così come di iPhone. Vi ricordo che sul mio sito www.vincenzodecaro.it trovate delle LAT dedicate proprio al mondo Xiaomi e al mondo iPhone, delle LAT idonee sia per le riprese in log, quindi per se non siete magari troppo esperti con il mondo della color correction e quant'altro, in un semplice click potrete avere a disposizione vari look da applicare al vostro file, ma così come ci sono anche nello stesso pacchetto delle LAT dedicate alle riprese in H265, delle riprese normali, insomma delle correzioni di colore che vi aiutano a avvicinarvi a dei look magari un po' più particolari senza fare troppi danni sul vostro file. Trovate anche dei preset Lightroom, quindi link in descrizione è il primo link, io vi invito a dare un'occhiata sul sito www.vincenzodecaro.com. Detto ciò, torniamo a noi. Questa è la ripresa con la REC 709 applicata, un file in 10 bit, è una delle migliori soluzioni per ottenere il massimo dal sensore principale del vostro 14 Ultra. Posso applicare altre LAT, le prendo sempre dal mio pacchetto e vi faccio vedere con che versatilità posso cambiare il look della mia ripresa senza andare a danneggiare il file. Ovviamente entro certi limiti le LAT sono studiate ad hoc. Questa è una ripresa col sensore principale in Master Cinema, che è il profilo colore meraviglioso che ha debuttato su questo 14 Ultra, una sorta di HLG, va a scaricare molto i rossi, va a darci un'immagine un po' più morbida, è sempre in 10 bit, insomma l'ho utilizzato molto sul documentario Se Io Non Dimentico e ci ha regalato grandi soddisfazioni a livello estetico. Questa è la ripresa fatta con la Blackmagic. Parità di parametri, stessi identici parametri, stesso identico sensore, come potete notare c'è un evidente problema software, per ora va tutto un po' in tilt, tant'è vero che questo è il risultato verdognolo che ottengo. Per andare ad allinearmi con un risultato un po' più giusto, devo fare una correzione di tinta nell'app di Blackmagic di 50 punti verso il rosso, quindi c'è evidentemente qualcosa che non funziona in queste prime settimane di debutto dell'app. Attendiamo fiduciosi, sono sicuro che è già arrivato un aggiornamento, ne arriveranno altri e tutto si sistemerà. Oltretutto vi segnalo, non ve l'ho segnalato prima, che sul sensore principale non posso utilizzare il diaframma, non ho accesso al diaframma, è bloccato a f2.0 e questa roba qui, insomma, è una bella limitazione. Vi affianco tutti e tre i file così potete dare un'occhiata, vi invito a notare come sul file di Blackmagic oltretutto sì, abbiamo tolto la riduzione del rumore digitale, ma a 50 ISO non è possibile che ci sia questo livello di rumore nelle zone scure del sensore, cioè evidentemente qualcosa che non funziona. Passiamo all'ultra wide, giudicatela voi, qua la situazione è un po' più allineata, è un file molto più morbido quello dell'app Blackmagic. Abbiamo rimosso l'incremento della nitidezza digitale tramite il toggle, ma mi sembra fin troppo morbida questa immagine, cioè secondo me è una gestione ancora non ottimale. Stesso discorso vale più o meno anche per i teleobiettivi, vi metto qui la 75 mm dell'app stock e dell'app Blackmagic e infine vi metto anche la 5x la 135 mm. Giudicate voi a schermo, vi invito a guardare il video su una TV, su uno schermo, insomma, almeno su un PC e mi avvio verso le conclusioni. Un po' quello che vi ho detto all'inizio. Questo brand vi assicuro che nel tempo, anche nel mondo delle cineprese, è maturato tantissimo. Commesso i suoi errori, ha tirato fuori dei modelli un po' assurdi con delle problematiche e quant'altro, ma oggi ha raggiunto un livello di maturità che è veramente elevatissimo. Io mi aspetto la stessa identica cosa sul mondo degli smartphone, ci spero, credo sia l'unico brand che possa davvero creare concorrenza a quello che fa iPhone, che ha puntato su delle funzioni professionali e su un'ottimizzazione proprio di quest'app
che creano una combo devastante, al di là poi della qualità del file in sé, della potenza, perché poi magari i sensori delle lenti sono più limitati, ma come vi spiegavo nel video di confronto, c'hai quell'ecosistema, quella continuità d'immagine che ti permette di dire: ok, posso affrontare una lavorazione grande, piccola, personale, lavorativa con un iPhone in serenità. Ci sono dei problemi differenti su Android e mi aspetto che questa app li colmi, perché la maggior parte delle cose si possono correggere tramite il software, tramite un brand che sappia veramente gestire le immagini in maniera matura. Un po' quello che è successo con Leica per quanto riguarda il mondo dei RAW qui su Xiaomi. Quindi io rimando a settembre più o meno un nuovo video su questa app. Mi applicherò per avere, grazie sempre al mitico Nando 75, più di uno smartphone Android con me, per vedere cosa succede su magari brand più commerciali tipo Samsung, su Pixel, piuttosto che appunto su Xiaomi. Mi concentrerò molto sul software, non sarà proprio un confronto di immagini, di cose, perché sappiamo le differenze hardware, magari, ecco, nel caso di 14 Ultra ed S24 Ultra abissali, ma quello che mi interessa, quello che deve tirar fuori Blackmagic dal mondo Android, è un'esperienza d'uso professionale, giusta, corretta, che ci permetta di lavorare in serenità. Vediamo cosa succederà. Io vado in pausa, ragazzi. Adesso sarà un periodo un po' di fino a un tot di agosto, non mi ricordo, siamo su un documentario abbastanza intenso, impegnativo, e concluderemo questo e poi sparirò per un po', ci sarà un cambio location, mi trasferirò, succederanno un po' di cose e noi ci rivediamo a settembre con il mondo degli smartphone. Non mi dimentico, analisi file RAW, confronti, esperienze d'uso, riprenderò a portarvi svariati brand e seguitemi su Instagram, perché sto iniziando a sdoganare un po' sui social anche le mie attività sul set, le mie attività da direttore della fotografia, le attività con la produzione e quant'altro. Sto iniziando un pochettino ad aprirmi anche a contenuti di questo tipo, che se vi interessa il mondo delle immagini, delle riprese video soprattutto, secondo me possono interessarvi. Come sempre, grazie per essere stati con me, vi auguro di passare un buon agosto, delle buone vacanze e noi ci rivediamo a settembre.